Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Qual è il primo comandamento? Ecco una domanda seria che viene posta a Gesù, che potremmo tradurre così. Qual è il cuore della volontà di Dio? Qual è quel punto da cui scaturisce tutto il resto? Ma potremmo anche dire, qual è la cosa più importante da fare? A livello esistenziale, la risposta è abbastanza semplice. Se pensiamo ai momenti seri della vita, quando magari la sofferenza ci chiede di fare una sintesi, o quando una persona cara è in fin di vita o è nata al cielo, la domanda fondamentale è una: se abbiamo amato, se abbiamo reso felice qualcuno, se ci siamo presi sufficientemente cura di quella persona. E quanti rammarichi dal prendere consapevolezza troppo tardi di aver mancato nell'essenziale. Anziché amare, ci si è dispersi in cose futili o secondarie. È uno dei più subdoli inganni del male. Ora, è proprio a questo essenziale che veniamo ricondotti a Gesù. Egli vi è messo alla prova per vedere se fosse ortodosso nella dottrina e gli viene chiesto qual è il primo comandamento. Non era una discussione da poco, vista la selva di 613 precetti da rispettare per un pio israelita. Gesù offre una sintesi geniale. Anzitutto recupera un dato centrale dell'Antico Testamento, lo Shema Israel, che troviamo in Deuteronomio 6,4 e seguenti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Vi è qui la chiamata fondamentale ad amare il Signore sempre, appassionatamente, con tutto noi stessi, in modo unificato. Con l'intelletto, con la volontà, con l'affetto, il sentimento, non a compartimenti stagni, che so, pensare di amarlo ma concretamente non fare quel che dice, o fare quel che dice ma forzatamente, senza cuore, o ridurre l'amore per lui a un pio sentimento, senza volontà di seguirlo. Vedete, Dio non cerca perfezionisti, cerca innamorati. Gente che lo ami sul serio, che si coinvolga sul serio, non a tempo, non a momenti, non a sprazzi, ma sempre, disposti ad andare fino in fondo. Ed è in Gesù che vediamo quest'amore folle, trafitto, appassionato. Dio ama così e ci chiama ad amare così. D'altronde, miei cari, come si potrebbe amare senza totalità? Pensate a un fidanzato che dice a una fidanzata: sì, ti amo, ma non del tutto, un po', non per sempre, finché mi va. Finché la barca va, lasciala andare. No, amare è qualcosa di più grande. Amare il Signore con tutto noi stessi significa averlo a cuore, lasciarsi guidare dalla Sua parola e cercare in ogni cosa ciò che Gli è gradito. Mettere qui ed ora tutto me stesso in ciò che Egli mi chiede, per corrispondere così a quel Suo amore potente che raggiunge la mia vita. Un po' come diceva Madre Teresa di Calcutta: non importa che il Signore mi chiami a parlare con un potente della terra o a lavare un gabinetto, conta l'amore che metto in ciò che faccio. E San Paolo, miei cari, a tal proposito dice: tutto quello che fate, fatelo di cuore come per il Signore, sapendo che da Lui riceverete la ricompensa. La domanda è: per chi vivo? Quanto amore metto in ciò che faccio? E per chi lo sto facendo? Ma ecco, miei cari, la novità imprevista. A questo primo precetto Gesù ne affianca un altro, ne lega indissolubilmente un altro, vi aggiunge l'amore per il prossimo. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Gesù dunque unisce l'amore per Dio e per il prossimo come due facce di un'unica medaglia. Perciò, come ci ha detto Papa Francesco, non possiamo più separare la vita religiosa dal servizio ai fratelli, a quei fratelli e sorelle concreti che incontriamo. Non possiamo più dividere la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti, dall'ascolto dell'altro, dalla prossimità alla sua vita, specialmente alle sue ferite. Ricordatevi questo: l'amore è la misura della fede e la fede è l'anima dell'amore. Quanto ami tu? Ognuno si dia la sua risposta. Com'è la tua fede? La mia fede è come io amo.
e la fede è l'anima dell'amore. Vedete, miei cari, attraverso questa unione Gesù riconcilia due estremi, aiutandoci a non cadere nel rischio che corriamo costantemente: amare Dio perdendo di vista gli altri, o pensare di amare gli altri facendo a meno di Dio. Sembrerebbe qualcosa di banale, eppure non è così. L'esperienza pratica ci dice infatti che tante volte non riusciamo a tenere insieme queste due polarità della vita. Da una parte c'è chi assolutizza l'amore per Dio, sganciandolo dal rapporto con il prossimo. Ma è possibile? La prima lettera di Giovanni dice: nessuno può dire di amare Dio che non vede, se non ama il fratello che vede. Un amore verso Dio che si riduca in atti liturgici o in pie pratiche religiose, buone sì, ma sganciate da un affetto, da un amore, da una misericordia, dalla cura dell'altro, si rivela essere un culto distorto, parziale, disincarnato dalla realtà, una fede a rischio ideologico, con il rischio di celebrare più se stessi e le proprie performance religiose che non la gloria di Dio che è l'uomo vivente. Purtroppo non è raro trovare persone religiosissime ma acide come un limone, trovare persone che riducono la fede a un culto intimistico, solitario, isolato dagli altri, oppure trovare cristiani freddi come ghiaccioli, impostati come le statue, ma ligissimi liturgisti o rubricisti. Capiamo bene, miei cari, non è questo il volto di Dio che ci ha rivelato Gesù. Amare Dio implica amare le sue creature, essere coinvolti nel suo movimento d'amore per gli altri. Dall'altra parte, vi è chi pensa di poter amare gli altri senza riferirsi a Dio, o comunque senza cercarlo più di tanto. Ma per quanto sia bello e lodevole cercare di amare gli altri con le proprie forze, senza lo spirito di Dio che purifica il cuore dall'egoismo e lo rende capace di amare, noi riusciremo ad amare solo in maniera incompleta, parziale, fino a un certo punto, rimanendo incastrati nell'alveo della giustizia o del nostro egoismo. Amo l'altro finché se lo merita, finché ho un ritorno, finché mi va, o per soddisfare un mio bisogno, per sentirmi bene, ma sarà un amore fragile, senza eternità, destinato forse a crollare nei momenti duri, quando non si è corrisposti, o si è delusi, o si è traditi, o si è feriti. La verità è che abbiamo bisogno di amare Dio per poter amare veramente gli altri. Abbiamo bisogno di avere un cuore connesso alla fonte dell'amore che è Lui, per poterci donare fino in fondo agli altri. Abbiamo bisogno della luce della Sua parola per capire cosa significhi amare veramente gli altri. E abbiamo bisogno degli altri per amare concretamente, per amare anche Dio concretamente. Qui, miei cari, non si tratta di fare qualche opera di carità o di amare una tantum, ma di amare l'altro come me stesso. Attenti, non significa che per amare l'altro devo prima amare me stesso. Significa amare l'altro come se fossi io, avere a cuore il suo bene come se fosse il mio, darmi da fare per lui come farei per me, chiunque esso sia, perché l'altro è parte di me ed è consegnato a me. Capiamo bene che qui c'è qualcosa di alto, di elevato, ben oltre ogni umana filantropia. Si tratta di un amore che profuma di Dio. Un po' come quell'amore che Madre Teresa riversò su quella povera mangiata dai topi, quell'amore che la portò a prendersene cura come se fosse sua sorella, sua madre, lei stessa, e per mesi questa donna la insultò, fino a quando vintara quest'amore disse: ma perché lo fai? E Madre Teresa disse: perché me l'ha insegnato il mio Dio e io lo vorrei conoscere il tuo Dio. E sorridendole e abbracciandola teneramente le disse: tu già l'hai conosciuto. Il mio Dio si chiama amore. Allora, cari fratelli e sorelle, la parola di questa domenica è essenziale. Come ci ha detto ancora il Papa, in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù opera uno squarcio che permette di scorgere due volti, anzi un solo volto, quello di Dio che si riflette in tanti volti, perché nel volto di ogni fratello e sorella, specialmente il più piccolo, fragile, indifeso, bisognoso, è presente l'immagine stessa di Dio, e dovremmo domandarci se siamo in grado di riconoscere in Lui il volto di Dio,
Siamo capaci di questo? Amare Dio con tutto me stesso e il prossimo come me stesso. Da qui dipendono la legge e i profeti. Tutto dipende da qui e tutto deve tendere qui. D'altronde, miei cari, se ciò che facciamo non parte dall'amore e non tende all'amore vero, a cosa sta servendo? Per cosa lo stiamo facendo? Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.